Ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Siamo sempre qui su The Amazing Spider-Man 2. Dobbiamo andare al teatro, ma prima di fare ciò vi volevo far vedere naturalmente una cosa. Naturalmente qua sotto vi invito come sempre a mettere su un bel commento, un bel mi piace. Abbiamo fatto alcune missioni, siamo andati abbastanza avanti, abbiamo anche cambiato il costume, lo avete visto. Abbiamo 2950 punti che personalmente io vorrei spendere per questo. Placca, solo che naturalmente ce ne servono 3.000, quindi facciamo un'altra missione e vediamo. Fare tardi alla raccolta fondi. I russi potrebbero agire da un momento all'altro. Infatti, in teoria ci dovremmo incontrare con Fisk qua, boh. Vado in picchiata, ok. Spider-Man è l'archetipo dell'eroe dei nostri tempi. Ma mica mi fanno entrare così. No, mi devo sempre cambiare. Proviamo a cambiarci? Scusami, ho un problema, come facciamo? Entra, entra, sì, certo. Però, sta cosa è fatta male, per esempio. Cioè, arriviamo là davanti, che fai? Poi te ne schizzi, ti sposti e ti cambi? Vabbè. Attenzione che sia la signorina che fa la furbetta per entrare. Migliorare. Whitney, Però il gioco è bello. grazie ancora per avermi coinvolto. Ehi, figurati, il college costa. Se vuoi fare un po' di soldi scattando foto ai vecchi rugosi, divertiti. Oh, le donne Ma ti tutte in conviene gonna, eh? starmi alla larga. Fammi indovinare, hai delle domande specifiche sulla task force? E non solo. Secondo me mi sbattono fuori in 3 minuti. Ehi, Harry! Harry, Pete! come sei diverso? Oddio, lo so che non ci siamo visti molto da quando eravamo piccoli, ma mi sembri un pesce fuor d'acqua. Per il giornale, sono un fotografo part-time per il Bugle. Sorridi. Grande, fantastico. Grazie. Fisk si sta esponendo molto con la task force. Perché credi che lo faccia? È cresciuto a Hell's Kitchen, tra gang e criminali. Credo che sia il suo modo per prendere il controllo, per farla pagare a chi l'ha tormentato da bambino. Conoscendolo, avrà già pronto anche un piano per guadagnarci. Andiamo tosti. Ehi, devo chiedertelo. Perché Fisk? Ho sentito delle brutte voci su di lui. È l'unico abbastanza ricco che era disposto a lavorare con me. Ho molte, molte cose in ballo. Non posso sprecare tempo con chi attacca la Oscorp. E poi dovremmo migliorare la nostra immagine. Posso dirti una cosa? Le voci sono vere. Fisk è invischiato in affari illegali, ma dimostrarlo è quasi impossibile. Whitney Chang dice che anche i poliziotti della task force sono corrotti. Io penso alla tecnologia. Fisk ha scelto gli uomini. Il capo della polizia ha detto sì. Il capo deve fermare il crimine. Non ostacolerà l'uomo che dice di aiutarlo. Che Beh, bug. una cosa è certa. La task force ottiene risultati. E squadra che vince non si cambia. Questo è vero. Drink, signori? Ops, colpa mia. Non fa niente. Tanto devo andare. Ho delle cose importanti da fare. Mi preoccupa la pausa dell'importante che ha fatto. Anch'io. Anch'io. c'è Che qualcosa di facciamo? losco in quell'uomo, meglio Seguo il camerino e seguirlo. sospetto, ok. Beh, è normale che. Allora, sta cosa è novità, mamma mia, come mi dà fastidio che ogni tanto esce. Allora, novità. Ok, perfetto, tolto. Prova a correre, dai. È entrato, eh? Diamoci una mossa che ce lo perdiamo, eh. È ora di mettermi gli abiti da lavoro. E vai. Sta a posto, vai. Non c'è il campanello. La butto sulla creatività. Vai. Ah, è un topo. Porca paletta. Ragni e topi vanno d'accordo. È lo stesso di prima. Ma non d'accordo, ragni e topi, no? Vi prego, cosa volete? Da voi? Niente.
Ci servono solo le vostre divise da camerieri per servire a Fisk una ricetta. Andiamo all'attacco, forza. No, almeno potresti dire qualche battuta da cattivo. Qualcosa del tipo: dannato Spider-Man! Non sarebbe male. Ti hanno paura di te! Ma per favore! Ok. Ti farò sanguinare. Ci sarà un motivo se mi trovano stupefacente. Ero terrorizzato. Attenzione. Vedete, c'è l'ultimo. Che ce ne sono altri? Grazie mille. Prego, ragazzo, ma perché parlate così? Allora, gli ostaggi li ho salvati, eh. Parlo con voi? No. Ah, segui il cameriere sospetto. Dove cavolo è andato? Ragazzi, avete visto un cameriere? Sì! Sì, vabbè, vado di qua. Sembra l'unica strada. L'unica strada. Ah, sì, già di qua. Apriti, sesamo! Ok, ci ho provato. Sotto col piano B. E scatto... Ah, ok, scatto ragno, scusa. Ok. Scusami, io non ho capito dove cavolo devo andare. Sono stato di qua. Ah, di qua, mamma mia, siamo proprio... Non mi avrai facilmente, ragno! Ma sul serio? Due bat... Vai! C'era qualcosa che non andava, dicevo io. Questo è enorme, questo. Dicono che i cattivi non... di essere cattivi, ma non ci credo. Miseria. Vai. Attenzione. È come sui cappelli elastici, vero? Attenzione, attenzione. Oh, l'ho schivato just in time. Bella questa. Ah, hai avuto una fortuna tremenda. Oggi ho imparato. Ok. Aia. Arrivano i rinforzi. Forza, Spider-Man. Vediamo che cosa sai. Porca paletta, mi ha beccato un pochettino. Ho combattuti di più forte. Quando ti impegni così poco? Sei solo un po' fan. Vero? Occhio, occhio. La mia scossa sismica non dimentica nessuno. Vediamo se riesco a beccare. Oh, attenzione. Dai, veloce, veloce. Attenzione. Al numero. Ma porca paletta, ma come? È una miseria, meno male, è andato, cosa penso, vero? Ah, sei ancora tu, stai. Bella sta mossa. Deceduto? Deceduto. 3 su 4. No, ok. Abbiamo sconfitto, grande. Penso di avere adesso i punti necessari per sbloccare placca. Statuetta disponibile? Aspetta. Cioè, 3200, sì. Vai. Questo dovrebbe essere buono. Grazie alla sua concentrazione, Spider-Man ora può attaccare o usare un colpo di ragno mentre usa lo scatto di ragno sul nemico. Secondo me non è male. Poi è sempre da vedere, in azione. Bene, ho salvato Fisk dai russi. Ora scopriamo se devo salvare qualcuno da lui. Ci dobbiamo sempre cambiare, ammazza. Non è una buona giornata, ci cambiamo in continuazione. Nuovi ospiti, ascolta. Facciamo un giro. Vediamo cosa hanno da dire questi pezzi da 90. Ah, dicevi, pensavo che dicessi pezzi di... Ok.
A chi ascolta queste? Posso spuntarla dalla lista. Allora, ascolta gli ospiti. Il problema è che le gang hanno soldi a palate, mentre la polizia ha solo i tagli al bilancio. Ecco perché la raccolta fondi è importante. La task force deve poter lottare ad armi pari. Hai visto l'equipaggiamento della task force? Da fantascienza. Era ora che facessimo sul serio contro la criminalità. Ok. Erano questi che dovevamo ascoltare. Oh, aspetta, qua ci stanno altri punti, eh. Proprio quel che volevo. Provo ad andare di qua, eh. Donna minigonna. Sì, ma nessuno parla, ti dico proprio la verità. So soltanto che Spider-Man ha salvato la vita a mio fratello. Non ha chiesto denaro né niente. Per me è un apostolo. Sì, è qualificato. E se fa del male a qualcuno mentre no. lo salva, chi paga le spese mediche? Assicurazione. Ehi, ehi, con tutti i criminali che si fanno la guerra nelle strade, ogni aiuto è prezioso. La task force è l'unico aiuto che ci serve. Ora che Fisk la finanzia, la polizia ce la può fare. Che problema hai con Spider-Man? Il mio problema è che nessuno dovrebbe avere un simile potere senza doverne rispondere. Sai com'è? Il potere logora chi non ce l'ha e corrompe chi ce l'ha. Ma non si parla di corruzione. Non ci sta mica governando. Ha grandi poteri. Grandi poteri? Che non li stia usando in modo responsabile. Pensi che non ci sia nemmeno una possibilità? Tu leggi troppi fumetti, mi sa. Mi sa che gli facciamo male a quello. Allora, pure questo l'ho ascoltato, eh. Ragazzi, dobbiamo ascoltare l'altra versione. Ah, dobbiamo arrivare alla signorina. Bossa! Ti sembrerà un modo squallido per attaccare bottone, ma io ti ho già vista. Noi ci conosciamo? A giudicare dal tuo abito da tre soldi, dubito che frequentiamo gli stessi giri. Ecco. Ah, ho capito. Sei nata in una culla d'argento, eh? Non proprio. Per me l'argento è un gusto acquisito. Oh, oh. Beh, io sono qui per il Daily Bugle. Dunque, sai qualcosa di interessante su Fisk? So che vai in giro con dei vecchi ricconi. E so che li stai spaventando. E quindi ti devo salutare. Bye. Cercami quando smetti di vivere nello scantinato di mamma. Nonna, non vivo con mia mamma. Vivo con mia zia. Vivo con mia zia. Beh, è stato un piacere. Mi chiamo Peter. Se ti interessa. Sono Felicia. Ma che... Ah, vedi? Ho capito chi è. Aia. Mamma Fisk. Ma quanto sei grosso. Beh, di certo sa farsi notare. Oscurando il sole. Facciamo due chiacchiere col grande uomo. Ma sul serio? Questo ci dà un cazzotto in testa, eh. Parla col signor Fisk. Dove è finito? Ah, ok. Signor Fisk? Ehi, hey, indietro! Quindi devo dire a Whitney Chang che non ha commenti sui criminali russi legati al piano di sotto? Tranquillo. Mi piace l'audacia di questo giovane. Non devi dirlo a nessuno. Farebbe solo il gioco dei criminali. Vogliono che la gente abbia paura di supportare la mia iniziativa anticrimine. Ma se nessuno sa che l'hanno fatto, la faranno franca. E lo rifaranno. Ah, te lo assicuro. Non riusciranno a farla franca. Cosa intende esattamente? La task force li prenderà, ovviamente. Stiamo raccogliendo dati su questa organizzazione da tempo, ormai. Nessuno è riuscito a fermarli per ora. Né la polizia, né Spider-Man. Non pronunciare il suo nome! Spider-Man crede di essere un eroe, ma non fa niente contro il crimine. O a niente. La polizia deve rispettare le leggi sugli indizi di colpevolezza, ma Spider-Man no. Se non ha già fermato la malavita, o è un povero incapace, oppure
non gliene frega un bel niente. Cosa avete contro Spider-Man? Condivide il vostro obiettivo. Agendo fuori dai confini della legge, Spider-Man avrebbe potuto ottenere risultati concreti molto tempo fa. Ma lui si accontenta di arrestare qualche borseggiatore. È un dilettante. Lo fa per sport. È del tutto inutile. Comunque piace ai bambini. Infatti, di recente ho acquisito i diritti sulla sua immagine. Lei cosa? Chi? È proprio la guerra che incastrerà le gang. Più crescono, più sarà difficile che si nasconda. Quindi sta dicendo che i russi stanno facendo entrare armi in città? Non mettermi parole in bocca, ragazzo. Io finanzio e basta. Lascio la lotta al crimine ai professionisti. E ora scusami, ho una raccolta fondi. Sì, e anch'io ho delle cose importanti da fare. Porca paletta. Ok, con Fisk abbiamo parlato. E quanto è Fisk? Ah, ce ne usciamo finalmente. Sto teatro non mi piaceva proprio. Ne possiamo avere qualcuno? Allora, a dove vamo? La mappa che trova nascondiglio. Un'intensa attività russa intorno a un'azienda di trasporti. La copertura perfetta per contrabbandare armi in città. Quel camion è il mio biglietto per trovare i capi dei russi. I capi dei russi, addirittura. Allora, dobbiamo capire innanzitutto Fisk che cavolo sta tramando. Nel senso che, secondo me, il suo obiettivo è quello di uscire allo scoperto. Cioè, uscire allo scoperto. Fare ma non fare, per non farsi sgamare. Allora, devo andare. Aspetta, che qua non ho capito. Provo a scendere. Vai. Ce la faccio in mezzo? Sì. Segui i criminali russi. Sì. Presto, prima che ci vedano quelli della Task Force. Calma. Abbiamo incendiato un'auto a 10 isolati. Di sicuro andranno lì. Ma Spider-Man no. Sì, ma se ti copri con la maschera, dai nell'occhio in una mania esagerata. Usa il tiro con la ragnatela sui vari oggetti per aiutarti nello sconfiggere i nemici. Infatti prima l'abbiamo utilizzato sul cassonetto. Il problema è che il cassonetto poi è andato in mezzo e non ha colpito a nessuno. Vabbè. È da una vita che non sollevo pesi come questo. Anch'io. Ma c'è un motivo se siamo durati tanto. Pochissimi dei nostri uomini sanno di questo posto. Sì, sì. Qui siamo tutti pezzi da... Distruggi il deposito di armi high-tech. Ok, ma dobbiamo distruggere. È vero quello che dicono del killer, che è uno di quegli ibridi. Ah, vedi, bisogna distruggere piano piano. Allora, come al solito, ci togliamo da mezzo sto fatto, è la novità che ci dà problemi. Anche se fosse vero, pure Jack lo squartatore era un uomo. Ti dico, c'è qualcosa di demoniaco in un uomo capace di tanta violenza. Proviamo ad andare prima di qua, vedere se c'è qualcuno là. Là c'è qualcuno? No. Allora, là ci possiamo praticamente anche calare. Voglio innanzitutto fare una cosa e vedere se... Ah, vedi, qua ce ne stanno due. Vediamo. Ah no, ce ne stanno parecchi. Ah, là ce ne dovrebbe stare... Ho perso tre uomini per quel carreggio. Perfetto. Qualcuno non lo prende. Pazienza, Misha. Vediamo se riusciamo a comportarci bene. Allora, qua ci sta uno con il lanciacrota. Là ce ne sta un altro. Allora, voglio vedere se riesco. Eccolo, prendetelo! Ok. Ma mamma ti diceva che potevi diventare quello che volevi? Nel caso si sbagliava. Sono stato sfortunato. Mi serve una bella scossa. Ok, questa faceva pietà. Ok,
Ok. Questa volta no. Vediamo se riusciamo. Beccami quest'altro e andiamo. Comunque siamo riusciti ad ammazzarlo, a catturarne uno così. Allora, perfetto. Pesante roba da guerra mondiale. Non può arrivare nelle strade. Allora, uno l'abbiamo rotto. I fuochi d'artificio. Perfetto. Ora direi di andare un attimo da là e ci becchiamo questi di qua. Allora, uno sta qua. Voglio capire quanti ce ne stanno, eh. Ok. Aiuto, lo vedo. Basta giochetti. Lo fai apposta a muoverti così lentamente? No. Cosa sei? Una specie di mimo? La miseria, c'è uno che spara. Ok. Ma per favore. Mi mancano un pochettino i gadget. Vediamo che cosa. Ok. Ma chi è che c'ha la. Ah, sta dall'altra parte. Facciamoci del male. No, ero convinto che gli togliessi. Aspetta, vai. Non l'ho beccato, mannaggia. Pensavo che ci riuscivo. Oggi tu morirai. Tu dici. Ok. Ce ne sta mezzo soltanto un altro? No. Dovrebbe essere quasi morto, penso. Penso di sì. Allora iniziamo a toglierci un attimo questo. Posso lasciare armi pericolose in giro. Devo fare quel che mi riesce meglio. Allora, per curarci ci curiamo un attimo. Meno perché due. È sempre meglio. Vai. Allora. Qua ce ne dovrebbe stare un altro. Vediamo se riesco a beccarlo a questa alle spalle, ma penso di sì, eh. Ciao. Allora, ce ne stanno altri? Sì. Dove? Dai, dove l'hai visto? Ma dove sta? Dove cavolo stai? Porca paletta. Basta giochetti. Ora si combatte. Ok. Non prenderti male. Non sei bravo. Se fossi sveglio ne saresti colpito. Perfetto. Ora facciamo così. Guarda, visto che l'abbiamo già battuto, non dovrebbe essere male. Ma come riesco a passare? Scusa. Vai. Allora sì. Attenzione. Adesso non riesco a beccare dall'alto così, eh. È mio. No, porca miseria, sono sotto male. Parliamo con Spider-Man. Senti, la scossa del ritmo. Potrebbe essere te. Potrei essere l'uomo. Mannaggia la miseria. C'è qualcuno? C'è qualcuno. Che c'è? C'è tua sorella. C'è. C'è qualcuno? Vediamo se c'è qualcosa che gli posso lanciare. Tipo questo, no? Vai. No, l'avevo già fatto. Lo fai apposta a muoverti così lentamente? Cosa sei? Una dovremmo avercela mimo. Fatta, ok. Non ho capito per quale motivo prima non mi ha fatto distruggere quell'altro. L'ultimo dovrebbe stare qua. Eccolo, prendetelo! Certo, guarda che c'è. Potevate investire in un sistema antincendio. Ok. Aspetta, qua c'è qualcosa per me. Ok. Come faccio a resistere? No. Scansato per poco. Qualche battuta da cattivo? Qualcosa del tipo. Nato Spider-Man! Non sarebbe. Va a mare. A volte okay. Va tutto come dovrebbe.
Allora, un altro dovrebbe stare di qua. Aspetta, devo essere sicuro perché... Ah, vedi, cioè, qua ce ne sono alcuni, eh. Allora, attenzione perché qua ce ne stanno alcuni. Voglio vedere se ci riesco a beccarne, perché spesso e volentieri mi danno noia. Allora, tipo per esempio qua è meglio che andiamo in alto. Vai. Così mi becco un attimo a questo, che in teoria non dovrebbe dare l'allarme a nessuno. Ti ho fatto cadere un dente, ma te l'ho lasciato sotto il cuscino. Che schifo. Ok. Allora, ce ne dovrebbe stare un altro qua sotto. Ecco qua, sbagliato. Aiuto, lo vedo. Bella questa, vedi che mi è riuscita. Oggi ho imparato una lezione. Prendere a calci i cattivi è divertente. Ma tipo muori. Ah, ecco. Oh, ancora. Allora, ragazzi, c'è qua. Con un po' d'acqua fredda. C'è una molto veloce. Sei uno che non soddisfa le donne. Ecco, questo è il motivo per cui i bimbi cattivi non devono giocare con le armi. Le lasciano sempre in disordine. Ai, 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 ai. Attenzione al numero. Spider-Man non ripete. Attenzione, attenzione. Ok. E dai! Che stessi con le mani in mano? Oh, issa! Un po' più vicino! Dai che ce la fai! Ragnatele, fate il vostro dovere! Ok, beccata! Il Daily Bugle non mi immortala mai! Perfetto, penso che sia l'ultimo che dovevamo distruggere. Posta così. Ti dico, e posta dove l'abbiamo lasciato? I tuoi uomini sono impauriti come bambini. Ti credo. Fammelo solo vedere, così posso dire di averlo visto con i miei occhi. Meglio ancora, scattagli una foto col telefono. Lo vedranno coi loro occhi. È svenuto per le botte. Che... Il killer sarà lui. Ci farà a brandelli. Allora, uno sta l'altro. Dice che è ancora legato. Oh, porca. Forse è la task force. Oppure David ha un coltello. Dobbiamo di stare attenti. Te lo chiudo. Andiamo a vedere di persona. Ah. Bravo genio, portami direttamente da lui. Attenzione, ci sta questo che sta sparando. Devo battere da uomo a uomo il verso, Devo stare attento a questi che sono armati. Ora si combatte. Dicono che i cattivi non sanno di essere cattivi, ma non ci credo. Okay. Devi saperlo. Ora vedremo chi è. Aia. Questo l'ho preso. Per scalare i muri adesso. Dovrei avere paura? Becchiato. Uomo a uomo inverso. Un po' più vicino. E adesso ho capito che... Basta giochetti, ora si combatte. No, non c'è bisogno di curarsi. Così è troppo facile, mi sento quasi offeso. A cosa serve scalare i muri adesso? Dai, veloce, veloce. Combattere da uomo, uomo inverso. Ok. Ci sarà un motivo se mi trovano stupefacente? Vediamo se la facciamo di qua. Ok. E andiamo. Ah, nel fuoco. Nel frattempo ci curiamo un attimo. E vediamo. Da qua penso devo andare. Che cavolo ci sta qua dentro? Non ho capito. Prova a salire, vai. Ah, da qua devo entrare forse. Sì. Entriamo nell'hangar. Vi prego, ve lo ripeto, non sono chi credete, vendo pubblicità. E allora perché è arrivato qualcuno a salvarti? Non so di cosa stiate parlando. Ora capisco. Uno come te non potrebbe mai uccidere i nostri da solo. Dicci con chi lavori. Parla.
con nessuno. Vi prego. Dobbiamo salvare praticamente l'ostaggio. E penso che lo dobbiamo fare anche in fretta, se non muore. A proposito, ma secondo voi è benzina o è acqua quella a terra? Secondo me è benzina. Ma te lo metto nel prossimo video, qua sempre su un bel commento, un bel mi piace. Ci vediamo nel prossimo video. Bye.